Dal 16 al 18 settembre si è tenuto a Lecce, presso il Cinema Multisala Massimo, l'Asia Lover Festival, un evento dedicato al cinema asiatico, con spazio dedicato anche alla moda e alla cultura pop. Oltre alla proiezione di film asiatici, infatti, si sono svolti anche incontri e talk relativi al mondo del cosplay e della moda, rispettivamente con gli ospiti Yuriko Tiger, famosa cosplayer italiana molto popolare in Giappone, e i modelli e DJ Shuzo e Yamato. Sono qua un po' per far conoscere la passione, il mio hobby e anche un po' il mio lavoro di fare la cosplayer a livello professionale. Yuriko Tiger ci ha dichiarato di avere da poco intrapreso anche la carriera di DJ in Giappone, senza però tralasciare tutti i suoi altri progetti. A caso ho iniziato a fare da DJ e hanno visto che avevo un orecchio per la musica giapponese, che conoscevo tante musiche che nemmeno i giapponesi conoscevano, avevo una playlist molto particolare e sono riuscita a imparare subito, perché principalmente sono a memoria di musica esistente giapponese, che mi sta piacendo, ma soprattutto mi piace tanto magari influenzare appunto sia i giapponesi con canzoni di anime degli anni 80-90 che non conoscono l'estate, e invece in Italia con qualcosa di un pochino più kawaii, che non hanno ben presente, no? Inizialmente si tolgono un po' il naso e invece poi si prendono tutto bene e magari iniziano ad ascoltare anche della musica giapponese. Il lavoro si è spostato tanto sui social e quindi diciamo che mi sono dovuta un pochino riadattare, ho iniziato a fare anche un contenuti un pochino anche più per adulti, perché comunque con i social principalmente ci sta quello, e reinventarmi invece come eventi, come DJ. Uscirà casualmente un remake di Goldrake tra qualche mese, uscirà perché no tu, e dove io ho già lavorato in precedenza per la Bandai Namco, e altri eventi verso marzo o aprile dell'anno prossimo. Quindi diciamo che non sta dicendo niente, ma in realtà qualche progettino c'è.